Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo sullo scooter e andremo a prendere Jack. Andremo lì sull'imbocco di casa sua. Così ci facciamo un diretto insieme, tanto per avevamo voglia e così siamo usciti. Casa sua è tra poco. E poi tipo andremo a fare un diretto lì per Monte Giorgio e niente di più, cioè lì intorno. Ecco Jack. Ok ragazzi, piccola pausa merenda. Io pizza, lui user e si magna. Ok ragazzi, adesso andremo, cioè seguiremo Jack dato che io non so la strada. E così mi serve un po', mi sta portando in un posto qui vicino e così tanto per farci un diretto. Comunque ragazzi, mentre io voglio approfittare questo tempo per parlarvi di dello speciale che farò in futuro dei 100 iscritti, ovvero che uscirò la faccia. Questo speciale sarà un piccolo speciale naturalmente, fatto con la GoPro. Quel poco neanche che sgleta, però a porto pizzo per 3 ore. Ok, prima posso capire che c'è stava l'altra persona che ci stava il camion dall'altra parte, ma adesso è libero, ci apriamo 3 ore per passare la macchina lì un attimo. Comunque ragazzi, vi dico che comunque questo speciale si terrà appena arriverò ai 100 iscritti. Non lo farò sicuramente puntuale, perché cavolo, datemi qualche giorno per farlo. E cioè, poi metti caso che arrivo a 100, poi ad esempio 199, sai, gli iscritti di YouTube non si sa mai come fanno. E che sorpasso che ho fatto, sto spinto fuori di testa, cazzo, no, la faccio sta la curva. Poi raga, ho provato anche a fare una cosa con un kit, dato che già avrete visto il video, quello precedente a questo dovrebbe essere un video che è il kit, quello della GoPro, se è finito quello lì, perché già l'ho messo, cioè già sta caricato su YouTube, ha finito, però oggi è mercoledì, devo caricarlo il giovedì e niente, giovedì, quindi sarà domani e domani lo caricherò. E già voi l'avrete visto che sarebbe il mio kit della GoPro, che ho preso su Amazon a soli 15 euro, e da una marea di roba. E però dai, aspettami un po', un attimo, E comunque stavo dicendo che questo kit lo utilizzerò sicuramente, dato che ha una marea di roba. E in più ha anche dei pezzettini snodabili. Questi pezzettini li utilizzerò per ad esempio far passare, sapete che qui ho 2 attacchi della GoPro, uno sotto la visiera, uno di qua al lato, e volevo provare a portare la GoPro un po' più avanti e invece di stregare un altro adesivo a farlo con questi attacchi snodati. Non so ora come uscirà, però troppo male. Comunque niente, vi invito anche a guardare il video del kit della GoPro, che è uscito molto bello e dove lo recensisco in non molto tempo. Poi ragazzi, volevo anche dirvi che come progetti futuri Skyblock, questa qui comunque sarà una mappa, cioè non è che tipo io faccio, entro su un server e gioco su quel server, perché mi è già successo che ad esempio su un server ci ho giocato e dopo tipo qualche mese
Il server si è tipo rinnovato, cioè no, rinnovato, si è aggiornato, possiamo dire. E quindi cioè non vorrei, cioè nel caso che tipo si aggiorna, noi dopo prendiamo tutta la nostra Skype, la prendo qui giù. E quindi non vorrei proprio che questo qui succeda. Quindi per evitare questo qui ho scaricato una mappa e se la volete ve la metto in descrizione quando uscirà la Skyblock. E richiedetemela, io ve la metto, se no che ce la metto a fare. Se vi serve ditemela, chiedetemela ad esempio nei commenti, su Telegram, dove volete. Poi come altro progetto futuro, volevo, cioè siccome che io tipo ho una macchinetta radiocomandata che è drift. Vabbè, non è che quelle super originali, ma è volato un insetto qua, porco cane. Vabbè, ti stavo dicendo, non è quelle originali, però è una specie di macchinetta drift fatta un po' peggio, perché già mi si è tipo consumato una cosa, devo portare a aggiustare. Quando lo aggiusterò ci attaccherò l'adesivo e ci farò dei video. Vabbè, naturalmente non sarà video grandiosi perché non uscirà al massimo, però voglio vedere come esce. Poi ragazzi, come progetto futuro credo che non ho nient'altro, dato che per adesso sto portando su un bel po' di cose. Ah, volevo anche dirvi che la serie Survival per adesso mi sa che la stoppo, perché proprio si è tipo buggata e certe cose non me le fa più vedere, tipo il cuscino, quello della sedia da gaming o alla televisione, perché adesso l'ho modificata. Non so il perché, adesso riproverò ad aggiustarlo e il prima possibile ve lo riporterò. Però credo che in sostituzione della Survival ci sarà la Skyblock, come avete detto prima. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare qui sotto con qualunque cosa, consigli, cosa portare sul canale. Qua da me, da Jack, è tutto.